Detto questo, 17:14 minuti. E io so che vi è mancato, ascoltatori e ascoltatrici, perché 10 giorni consecutivi senza poter avere le domande, le risposte alle vostre domande di Galateo, senza subire le lezioni di Galateo, senza avere la consulenza che non è più comportamentale, è ormai una consulenza di vita dal nostro Lapo Mazza Fontana. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, miei crestomatici amici. Avete messo un pezzo particolarmente buffo e crestomatico a suo modo. Crestomatico, certo. Sì, perché ricicla tutta una serie di stilemi, insomma, da disco sì. Music, insomma, forse anche un po' demodé. Certo. Un po' demodé, ma d'altronde, sì. Ma rispetto a lei o rispetto a tutti, dice, perché lei è molto avanti, eh? Ma io sono un po' avanti, sì, perché in realtà io sono un grande frequentatore, naturalmente, delle discoteche, insomma, soprattutto quelle Ibisen, che non si potrà non sospettarlo, ma in realtà mi piacciono molto. Per esempio, non so, c'è Riccardo Villalobos, che è un mio vecchio amico. Ma Riccardo Villalobos era nuovo negli anni 90, dai, su. Beh, ma ancora adesso è sulla cresta dell'onda. Certo. Comunque sempre comunque meglio di questo israeliano che strillucchia, che va di moda adesso, no? Beh, ma non lo so. Sempre meglio peggio a voi? Ma chi? Questo qua israeliano che strillucchia, quello Asaf Asaf Avidan. A me sì. Avidan, bravo. Sì, l'abbiamo messo in onda tante volte, poi abbiamo visto che è andato a Sanremo, abbiamo detto vabbè, il nostro compito l'abbiamo fatto, ciao, l'abbiamo mandato a Sanremo, ora la strada è indicata, vai. Allora, ci sono domande che arrivano copiose già da minuti e minuti per lei, caro maestro, perché tutti sentivano la sua mancanza e c'è tanta voglia di buone maniere. Ma sì, perché speriamo che appunto questa tornata elettorale non ci abbia troppo allontanato dalle buone maniere. Sappiamo che in generale la politica è un po' allontana, eh. Allora, sì, no, Davide. No, vai. No, perché c'è una domanda che è proprio in questo senso, ed è Mary che chiede: il Galateo prevede di poter mandare a quel paese le norme del Galateo? Ci sono linee guida in merito? Io ho un'irrefrenabile voglia di comportarmi male, soprattutto dopo i giorni elettorali. Ma domanda peraltro veramente di notevole intelligenza, nel senso, guarda, che sì, l'ha fatta Mary, l'avesse fatta Luigi sarebbe stata una cazzata, sì. La solita cazzata di Luigi. Non siate così maliziosi. No, che figata! Io sento, è cribio. Come lo conosciamo il nostro Gallo Cedrone? Allora lì. Vabbè. Che figata! Dai, Lapo, rispondi! Diciamo che no, è molto centrata in verità la domanda. Per questo semplice fatto, perché in politica l'eccessiva buona educazione porta in realtà all'essere un pochettino servili, perché in realtà buona parte anche dei drammi della politica italiana derivano da un eccesso di galateo per certi versi, perché se il giornalista si ritiene cafone a fare delle domande imbarazzanti all'intervistato, che di solito è Berlusconi piuttosto che Monti, alla fine il galateo diventa un grimaldello per appoggiare, soprattutto per non fare bene il proprio mestiere. Allora sì, l'eccezione c'è, perché in politica francamente la buona educazione sì, ci deve essere, perché i parlamentari in Parlamento non si possono sputazzare addosso, tirar fuori la mortadella in aula, questo sì, però dal punto di vista meramente verbale invece c'è un'area franca. Quindi insomma, per far emergere la questione morale un piccolo strappo alla regola ci vuole, insomma. Sì, è strutturale dal punto di vista logico proprio, perché dal punto di vista logico se uno si attiene a essere sempre in punta di forchetta diventa poi un lacché molto facilmente. Veniamo alla domanda successiva della Clotilde, presumo, Chloe, ci dice che lei tiene, a volte, quando capita, la porta aperta agli uomini affinché passino prima, semplicemente perché lei è davanti, e loro si offendono e non passano. È un comportamento adeguated o non adeguated alle regole del galateo? Questa adeguati cos'è, barese? Tipo sì, barese, sì, naturalmente. No, naturalmente no, possiamo dire alla nostra amica Clotilde, giusto? Sì, la nostra amica Clotilde, che già per il fatto di non chiamarsi Luigi dovrebbe essere approvata, ma in realtà non è così, perché no, è giusto che l'uomo non passi davanti, se non, come ricordiamo sempre, nei locali pubblici, perché nei locali pubblici passa prima il signore. Perché e dopo non si sa mai che dentro ci sia qualche malintenzionato. Sì. Qualche lumaco. Se no, in questo caso, se lei apre la porta e fa passare prima l'uomo giustamente deve cedere il passo, usque ad sanguine, aspetta, usque ad sanguine, no, usque ad sanguine, che cazzo vuol dire?
Ma dai, ma Facchini, dai, Dio vabbè, santo, ma, Diegoli, fino alla morte. Lorenda è dotta. Un minimo, questo ragazzo, voglio dire, che va in giro con queste magliette, qualunque costo, insomma. A qualunque sì. Com'è che è la frase in latino, mi scusi, Lapo? Usque ad sanguinem. Ah, pensavo fosse una tipologia di cottura dell'entrecotte. Anche volendo, certo. Però in questo caso usque ad sanguinem non viene la cottura, perché del sangue deve fuoriuscire, per cui vabbè. Ma va comunque bene. Lapo, e si dice anche terque quaterquem testiculis tactis. Ma questo è quando è cotta male, te l'hanno portata, che sì, sembra. Bravo, una bravo. Senti una cosa, professore. Finora abbiamo letto gli sms un po' più soft. Mi raccomando, con calma rispondere alle seguenti. Ecco, stia seduto, perché rientriamo proprio nel suo campo, quello che sono. Okay. Vado contro il galateo se faccio vedere al mio capo il seno coperto da reggiseno in tempo di crisi, con la ragione che do a me stessa: non si sa mai. Questa è Ale. Alessandra, speriamo, sì, non vabbè, Alessandro. Cambia poco. No, cambia poco. Se cambia poco, sì, dal punto di vista così etico, cambia poco. Certamente siamo sempre nell'area franca, anche questa della coscioneria che noi tanto amiamo, per cui dobbiamo approvare questi comportamenti così, che potrebbero essere considerati da una società piccolo borghese borderline. Noi invece nel galateo, diciamo, nella società comme il faut, noi li consideriamo invece assolutamente apprezzabili. fate vedere naturalmente. Ma, Lapo, ma è contro il galateo questa cosa, oltre che no, molto brutta. Ma no, assolutamente no, ma far vedere un seno non è mai contro il galateo, ma perché mai? Figurati. Certo, a seconda della situazione, naturalmente, se siamo a Buckingham Palace con la regina non va bene, ma se siamo in un ufficio magari un po' informale, voglio dire, c'è il casual Friday, no? Certo. Allora, se il casual Friday fa vedere le poppe, si può fare, perché no? Volendo. Friday. Solo di venerdì. Sì, ma in maniera casuale, tra l'altro. In maniera casuale. Senta, ho paura di andare a leggere il prossimo sms, provo a riformularlo un pochettino. Ma tipo, Lapo? Sì. Ma se sei solo a casa, allora... In pubblico sicuramente no. Non puoi leggerlo questo. No, ma aspetta, Ale, aspetta che lo riformulo. No. In pubblico sicuramente no. Campionati mondiali di riformulazione. In pubblico sicuramente no. Ma mentre sono al telefono, a casa da solo, va contro il galateo e l'educazione del mio interlocutore telefonico darmi la più classica delle grattatine? È la più classica delle grattatine, però ha un valore più univoco, cioè che cosa vuol dire? Ai fini cominciamo così, al fine che mi prude un po', sai, verso sera c'è quella mutanda che magari è un po' vecchia e conteniti, magari sei andato in bici, c'è quel, magari ti sei seduto sulla sedia della radio, che tu comunque devi darti una grattatina, si può fare al telefono, senza dirlo? Ma no, nel senso che un gentiluomo non si tocca mai le parti basse, se non a fini riproduttivi, almeno generali, cioè nel senso, sì, cioè, va bene. Però non c'è niente di peggio, anche in solitudine. Adesso, naturalmente, noi tutti nell'intimità della nostra camera da letto, insomma, possiamo, però in verità il gentiluomo non dovrebbe mai abbandonarsi, anche in solitudine, ad attività così triviali, capito? Ho capito. Il toccamento delle gonadi è generalmente un po' sconsigliato. Cioè, è anche infilarsi il dito nel naso in solitudine, stessa cosa. Sì, anche perché non sappiamo mai chi ci vede, magari, sai, dall'altro lato della finestra, in macchina, no? Quelli che scavano pensando, confidando in un'impunità del loro abitacolo, certo, del veicolo, certo, dell'autoveicolo, e poi invece accanto passa la donna della loro vita che li vede. Apriamo l'argomento chiavi dell'automobile o della moto nelle orecchie, perché uno dei due conduttori è estremamente sensibile. Non mi sono mai infilato le chiavi dello scooter nelle orecchie. Cioè, così, rispetto a quello che ti infili di solito, forse lo preferirei. Uso i cotton fioc. Ok, non è ma vero. Pensa a te. Ma vabbè, caro Lapo, posso chiederle come è speso il lunedì pomeriggio, visto che non era in onda con noi? Guardi, il lunedì pomeriggio è stato, ma purtroppo, dedito ad attività abbastanza non ludiche in realtà, ma ero intento a vedere una caminiera in gesso particolarmente piacevole.
poiché voi sapete la mia solita battaglia a favore dei camini, adesso sì, mi sto specializzando nelle caminiere non in marmo ma in quelle in gesso, che sono più, anche più economiche e fanno lo stesso effetto. Le case inglesi ne sono in realtà ridondanti. Perché non prendere una caminiera in gesso da mettere così a babbo morto anche senza camino? Ma sai, ma hai più senza? Ma perché? Tra l'altro a babbo morto che tocca almeno 4 punti di bassezza mai raggiunti. No, aspetta, adesso rimani in onda, Lapo, che ci parliamo di questo nuovo business, voglio entrarci. Del camino in gesso. Lapo, va che sicuramente lei in onda anche lunedì. Sì. E forse per la prima volta le facciamo fare una conduzione insieme a noi, rispetto... rispetto a una questione di cultura. Poi ne riparliamo lunedì, va bene? Ne riparliamo lunedì, allora chiamo subito il gessista. Perfetto, vada. Grazie, a presto, grazie.